Oggi quindi parleremo di tecniche di previsione della domanda e del prodotto. Ovvero abbiamo necessità, come dicevamo, parlando di evoluzione di sistemi produttivi, di cambiare l'approccio metodologico. Quando avevamo una produzione di massa all'interno della quale la domanda del mercato era grandemente maggiore dell'offerta, poca era la necessità di programmare, pianificare e sapere quanto il cliente desiderasse del nostro prodotto. Ricorderete il motto di Ford secondo il quale prendete o comprate una qualsiasi macchina, purché sia nera e sia un modello T, anche perché faceva solo quello. I passaggi successivi invece hanno condotto con l'evoluzione del mercato a una saturazione dello stesso, a una famelicità del cliente, a una maggiore attenzione al prodotto, una maggiore attenzione alla qualità del prodotto. Pertanto non era più possibile produrre in termini push per stock, ma bisognava prevedere quello che era necessario vendere, per cui nascono le tecniche di cui oggi andiamo a parlare. Bene, queste metodologie, queste tecniche si fondano essenzialmente sulla possibilità di anticipare le richieste dei clienti, quindi riuscire ad anticipare le richieste del mercato. Per poter fare questo dobbiamo introdurre tecniche statistiche che in qualche modo riducano il rischio di non vendita del prodotto, che è sempre insito all'impresa, a fare impresa, ma che comunque può essere in qualche modo limitato se noi adottiamo queste metodologie. Bene, che cosa dobbiamo fare per poter prevedere l'andamento della domanda del prodotto che stiamo andando a realizzare? Dobbiamo innanzitutto andare a verificare un obiettivo fondamentale dell'azienda quando la nostra produzione riesca a saturare quella che è la richiesta del mercato, quindi riesca a saturare la domanda in termini di qualità prodotta, prezzo di vendita e tempestività e flessibilità nella produzione. Quindi le azioni che noi andiamo a fare sono per fare in modo che il prodotto realizzato sia vendibile ed evitiamo dei costi inutili di stock di magazzino, di immobilizzo di risorse o addirittura di perdita totale della produttività aziendale, perché non riusciamo più a sostenere i costi di quello che non vendiamo. Bene, come possiamo effettuare la previsione della domanda? Grazie a tre principali gruppi di proiezioni di dati. Quindi noi guardiamo essenzialmente a tre tipologie di dati diversi: quelle del marketing, che sono proiezioni di vendita, stime che provengono da test effettuati sul mercato, piuttosto che indagini condotte sul cliente, ma questa azione la possiamo fare quando il prodotto è noto. Io ricordo, stavo in Inghilterra in uno stage a Brighton e allora nasceva la Red Bull, che oggi penso che tutti quanti voi conosciate. Ebbene, in quel periodo noi stavamo studiando e quindi ci trovavamo sul pier di Brighton e a un certo punto delle signorine ci portavano queste bottigliette che noi provavamo, testavamo e a un certo punto ci mettevamo di lato sorseggiando questa birra e commentando tra di noi che cosa fosse. Ebbene, abbiamo notato che cosa succedeva una volta che la signorina aveva consegnato la bottiglia in mano a futuro potenziale cliente o testatore. C'erano delle altre persone che seguivano la persona per sentire che cosa diceva come primo elemento di ritorno del testing. Ognuno dava il suo commento e questo serviva per dare un primo impatto di response sul prodotto. Quindi quando hai il prodotto e sai che cos'è il prodotto e puoi definirne la programmazione dal punto di vista del mercato, bene. Quando il prodotto non ce l'hai, devi trovare altre metodologie come quella che poc'anzi vi ho raccontato, ma ovviamente ce ne sono milioni che gli esperti di marketing inventano per poter definire se questo prodotto può essere o meno appetibile al mercato. La seconda è legata alle proiezioni economiche. In questo caso ci sono degli algoritmi matematici che studiano il comportamento del mercato dal punto di vista macroscopico. L'esempio lampante è quello che stiamo vivendo in questi ultimi 4 anni. Da Lehman Brothers, ricordate gli scatoloni di quella banca d'affari, gli scatoloni dei dipendenti, che praticamente da un giorno all'altro crashata, quindi fallita, e tornavano a casa, come si vede nei film, mettendo negli scatoloni
che non si riescono a trovare qui in Italia, comunque sono tipici di quando uno viene licenziato, non si riesce a trovare perché non veniamo licenziati oggi per domani noi, per il fallimento della Lehman Brothers. In quel caso c'erano dei fattori macroeconomici che erano stati analizzati, come i mutui, come i tassi di rendimento dei soldi, come l'indebitamento delle famiglie rispetto alla capacità di coprire questi costi, che erano stati mal valutati. E quindi la capacità di spesa è deflagrata completamente, che significa che questo indice di valore dello stipendio, l'earned value del proprio stipendio, è decrementato notevolmente, che significa che se decrementa la spesa, certamente nella proiezione macroeconomica il mercato si contrarrà in maniera globale, in maniera segmentata. Per esempio ci sta una grandissima alluvione o un terremoto che distrugge le Hawaii, certamente le ananas subiranno un forte incremento di costo, perché lì si produce il 50% di questo prodotto worldwide, e così via. Spero di avervi trasferito il concetto di proiezione economica e degli indici che si basano su questa proiezione economica rivelano sul mercato. E dopodiché l'altro fattore invece è la proiezione sui dati storici, ovvero io vado ad analizzare quello che il mio prodotto nell'orizzonte temporale storico, quindi in passato, ha venduto, e faccio una serie di previsioni di vendibilità di questo prodotto per il futuro. Questi sono i tre macro aspetti che noi andiamo a analizzare. Il problema è sempre fissare un orizzonte temporale, quindi la previsione della domanda comunque si articola lungo un orizzonte temporale ben definito. Il periodo di tempo per una previsione attendibile può essere di tre tipi diversi. Quindi io posso fare una previsione a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Questi sono gli step di previsione, a secondo di quello che mi serve, a secondo del prodotto che mi serve. Ebbene, una previsione a breve termine riguarda ad esempio la domanda di singoli prodotti o servizi specifici. La previsione a medio termine invece riguarda le ore di manodopera, le ore macchine necessarie, previsioni che coprono un periodo di tempo compreso tra i 6 e i 18 mesi, si chiamano di medio termine. Chiaramente queste previsioni dipendono dalla tipologia di oggetto che stiamo analizzando, dal prodotto che stiamo analizzando, fino ad arrivare alle previsioni di lungo termine, dove si va in periodi di tempo che coprono i 10-20 anni. Sono le previsioni legate per esempio alla realizzazione di un nuovo stabilimento, al lancio di un nuovo prodotto sul mercato altamente innovativo, come potrebbe essere, che ne so, le automobili senza ruote e così via. Una volta fissato l'orizzonte di previsione, dobbiamo decidere la metodologia che vogliamo impiegare per effettuare questa previsione. Abbiamo due metodi che noi analizzeremo: i metodi regressivi e i metodi autoregressivi. I metodi regressivi constano nell'ipotizzare costante i fenomeni di mercato legati alla domanda. Mi spiego meglio. Se la domanda D è la nostra funzione, se la domanda D è l'obiettivo che noi vogliamo conseguire, quindi vogliamo prevedere, tale domanda è funzione di F con I, dove F con I sono dei fenomeni di mercato legato a, per esempio, indicatori economici. Quindi consideriamo sostanzialmente la domanda nelle tecniche regressive come previsione di fattori economici, quindi di come va l'andamento del macromercato, come può essere il reddito lordo, il PIL, le licenze edilizie rilasciate, i prezzi al consumo all'ingrosso, depositi bancari, l'accumulo della ricchezza e così via. In funzione di questo noi andiamo a argomentare quello che potrebbe succedere sul mio mercato. Beh, tutto sommato, per poter utilizzare questo processo abbiamo bisogno di una serie di considerazioni da fare. Innanzitutto il fatto che esistono diverse tipologie di mercato: un mercato che possiamo definire penetrato o servito, un mercato disponibile, un mercato globale e poi un mercato che non esiste, che è il mercato potenziale. Quando facciamo l'esempio dell'iPad, è un mercato che in realtà non esiste, perché non esiste il prodotto, ma
è un mercato potenziale. È chiaro che ognuna di queste sfere ha bisogno di metodi e tecnologie e tecniche di previsione completamente diverse, e in ogni caso ha bisogno chiaramente di avere un'analisi temporale molto attenta. Perché? Perché a seconda della tipologia di mercato che stiamo analizzando dobbiamo prestare attenzione a quello che si chiama lead time, ovvero tempo di attraversamento, ovvero il tempo che intercorre da quando io ho pensato un nuovo prodotto a quando questo prodotto è stato immesso sul mercato. Perché è evidente che la velocità, quindi la rapidità di lead time, consente di avere vantaggio competitivo sul mercato. Quindi, se questo è il mercato su cui ci muoviamo, possiamo anche dire che le tecniche regressive devono analizzare necessariamente due tipi di domanda: quella che si chiama domanda primaria, ossia la domanda direttamente connessa alla vendita del prodotto che stiamo analizzando, e questo viene desunto da indagini di mercato piuttosto che da studi effettuati sul prodotto, così come abbiamo detto prima, e la domanda secondaria, ovvero la domanda indotta da quella primaria. Facciamo l'esempio delle automobili: la domanda primaria dell'automobile si fa con quegli indici di previsione che dicevamo, la domanda secondaria sono per esempio le ruote, i motori, i tergicristalli, quindi tutto quello che deriva dalla vendita dell'automobile ma non viene venduto direttamente, almeno non in maggioranza, senza la vendita del prodotto iniziale. Quindi la domanda primaria e domanda secondaria. Possiamo immaginare che la domanda totale sia data dalla domanda primaria più la domanda secondaria, mentre definiremo domanda netta quello che è la differenza tra la domanda totale e quello che ho a terra, la giacenza. Questo lo vedremo più in dettaglio quando andremo a parlare di lotti di produzione. Bene, i modelli di previsione quindi che andiamo ad analizzare possono essere, oltre che come abbiamo detto regressivi e autoregressivi, distinti per deterministici o stocastici. Il criterio deterministico chiaramente non prevede aleatorietà nella previsione stessa, quindi tutti i fattori che rientrano sono deterministici, quindi certi. Il modello stocastico invece prevede algoritmi che guardino a funzioni statistiche che in qualche modo possano influenzare la domanda. Bene. In ogni caso, qualsiasi sia la tecnica di previsione che noi utilizziamo, tutte si basano sul reperimento dei dati storici della domanda. E quindi, sulla base dello studio degli analisi dei dati storici, possiamo avere tecniche a base multiperiodica, anche dette equiponderali, e tecniche a base aperiodica, anche dette autoadattative. Quindi noi studieremo sia le tecniche equiponderali, che sono basate su dati storici e sono in grado di effettuare tipi di previsione che vanno dal breve al medio al lungo termine, sia quelle autoadattative che invece non considerano i dati storici ma fanno riferimento ai dati più recenti, e queste sono utili soprattutto per effettuare previsioni a breve termine. Quindi io sto nel mese di luglio, voglio sapere che cosa succederà nel mese di novembre-dicembre, posso utilizzare i dati del semestre precedente per verificare che cosa succede. Quello che succede sui bilanci bancari quando si parla dell'intervento trimestrale delle analisi dei dati, così viene pianificato per il trimestre successivo quello che può accadere sulla base del trend, della tendenza del trimestre precedente. Infine abbiamo le tecniche associative, che non considerano serie temporali di dati, bensì variabili diverse dal tempo. Consente di effettuare sia previsioni di breve che medio e lungo termine. Su queste ci soffermeremo poco. Quindi introduciamo le metodologie di previsione tenendo presente che alla fine la matrice che qui vi riporto ci dà la possibilità di comprendere come queste tecniche di previsione si comportano. La prima, quella su base multiperiodica, consente previsioni nell'orizzonte temporale breve, medio e lungo. La seconda solamente sul breve, e la terza metodologia invece su tutti e tre gli orizzonti di previsione. Benissimo, iniziamo con introdurre adesso prima di introdurre il metodo dal punto di vista tecnico, vediamo gli svantaggi delle tecniche regressive. Il primo svantaggio è il fatto che questi indicatori economici di cui parlavamo, che influenzano chiaramente la domanda
realizzata non sono reperibili in maniera semplice, come dire, quotidianamente. Anzi, molti di loro hanno una bassissima frequenza di rilevazione, il che significa che vengono lanciati una volta all'anno, come possono essere i dati pubblicati nell'anno relativamente al crescere del prodotto interno lordo, anche se oggi si fa trimestrale o quadrimestrale, oppure il tasso di investimento o degli appalti pubblici in costruzione. Voi sapete come l'automotive, ma anche il settore delle costruzioni, ha un mutuo estremamente ampio, che copre dall'impiantistica alle manifatture di base, quindi manovalanza non specializzata, e così via. Quindi questo è certamente uno svantaggio che noi non riusciamo a debellare, perché è insito nel modello stesso. E quindi andiamo a guardare modelli diversi che definiamo autoregressivi, ossia non considerano le criticità degli indicatori che abbiamo palesato poc'anzi. Anzi, le metodi autoregressivi ipotizzano che tutte le variabili sono costanti nel tempo e abbiamo come previsione la variabile temporale, che è l'unica che caratterizza l'evoluzione della domanda. Quindi immaginiamo che tutti gli indicatori di cui abbiamo parlato sono costanti nell'orizzonte temporale che stiamo analizzando e la domanda di è funzione esclusivamente del tempo. In funzione di quanto vi ho appena riportato, andremo a studiare due metodologie fondamentalmente, tipo autoregressivo basate su base multiperiodica e sulla proiezione a base aperiodica, quindi metodologie tecniche, come ricorderete alla slide precedente, che consentono previsioni breve, medio, lungo, e tecniche che consentono previsioni solamente nel breve termine. Quindi la prima che guarda dati storici significativi del passato, l'altra che guarda ai dati più recenti. Riassumendo quindi quello che ci siamo detti fino a questo momento, possiamo affermare che le tecniche regressive stimano la domanda primaria sulla base della correlazione che esiste tra questa ed alcune variabili di mercato, variabili di mercato che abbiamo definito precedentemente come reddito pro capite, numero di licenze, tutte queste precedenti edilizie, eccetera eccetera. Quindi l'espressione di funzionalità della domanda, quindi la domanda è funzione del F con I e I con K, dove F con I rappresenta i fenomeni di mercato che prima vi enunciavo, reddito pro capite, iniziative dello Stato, livello occupazionale, eccetera eccetera, e I con K invece sono iniziative dell'impresa, vendite radiali, promozioni di vendita, iniziative pubblicitarie, quindi sono quel 23x2 che chiaramente influenzano il mercato. È chiaro che se io svendo il mio prodotto ho un incremento della domanda, e quindi questa è la funzione sinottica delle tecniche regressive. Le tecniche autoregressive invece, come dicevo, anche note come tecniche su base multiperiodica, considerano i dati della serie storica. Quindi immaginiamo di trovarci all'istante T, questo qui, questo è l'andamento della domanda nell'orizzonte temporale, quindi nell'orizzonte storico temporale. Come vedete, la domanda ha subito questi andamenti. Noi vogliamo sapere che cosa avviene nell'orizzonte di previsione. Tale tecnica prende anche il nome di criterio di previsione equiponderale, in quanto ad ogni singolo periodo vengono ad ogni valore della serie storica viene assegnato lo stesso peso, sia che il valore sia T star presente qui o T con uno star presente qui. Questo è in sintesi quanto ho provato a spiegarvi fino a questo momento. Quindi la formula chiaramente in quell'altro caso si ipotizza funzione solamente del tempo, e questo anche ce lo siamo detto. Andiamo a vedere un istante questi metodi autoregressivi. Abbiamo detto quindi i metodi autoregressivi sono funzione solamente del tempo, quindi la domanda, chiedo scusa, è funzione solamente del tempo, e dobbiamo trovare un'espressione analitica che ci consenta di estrapolare le informazioni dai dati storici per poterli proiettare nell'orizzonte di previsione. Le tecniche autoregressive fanno riferimento a una domanda composta da più elementi.
sono elementi di tipo tendenziale, quindi il trend, elementi di tipo oscillatorio, e sono quindi stagionalità o ciclicità, quindi sono elementi congiunturali come può essere l'estate e l'inverno. L'estate la bibita Pepsi Cola o la Coca-Cola si vende ovviamente di più, così come l'inverno si vende di meno, non un ciclo ovviamente, perché si beve di più l'estate. O la stagionalità, che è la stagionalità, chiedo scusa, perché ciclo e stagionalità poi sono due elementi che spesso concordano nello stesso cluster. Quindi ho fatto un esempio di stagionalità come ciclicità. La ciclicità può essere legata per esempio al trend di moda, come può essere l'utilizzo di un tessuto o l'utilizzo di, non ricordo, come se fosse ieri, le scarpe con la zeppa, che hanno subito un ciclo perché prima esistevano, poi non esistevano e poi sono ritornate. Questo, diciamo, è un classico esempio ciclico-anticiclico. Oppure congiunturale, cioè legato a un fenomeno momentaneo, che può essere, ve l'ho fatto prima, l'esempio, diciamo, drammatico come l'eliminazione di un mercato importante come quello delle ananas delle Hawaii, e cosa succede nel livello sul mercato. È chiaro che questi fenomeni congiunturali influenzano puntualmente in maniera ciclica la domanda. Oppure possono essere di tipo casuale, cioè che non sono attribuibili né a un ciclo, né a una stagionalità, né a una tendenza del mercato di crescita, come potrebbe essere quello dell'utilizzo delle fibre di polietilene del tarato, non solo per le bottiglie ma anche per gli indumenti, dico sempre per fare esempi iperbolici, sono semplicemente casuali, sono interventi nel mercato di tipo casuale che possono generare fortuna o sfortuna di un prodotto. Quello che succede quando si gestiscono previsioni di domanda su metodi autoregressivi è comunque cercare la realizzazione, l'individuazione di queste tre componenti. Quindi la domanda come composizione di una variabile tendenziale, come variabile oscillatoria e variabile casuale. Quindi per poter determinare la visione della domanda, un orizzonte temporale di previsione, devo conoscere queste tre componenti. La componente sistemica di cui parlavo è misurabile in maniera determinata in ambiente deterministico, così come la componente casuale non può essere misurata in ambiente deterministico ma in ambiente stocastico. Pertanto, essendo ammantata di un'area di incertezza, ovviamente la componente stocastica ha necessità di funzioni di previsione, quindi funzioni di frequenza, funzioni che in qualche modo consentono di verificare l'andamento di tale componente nel tempo. Ebbene, gli eventi casuali di cui parliamo li possiamo ricondurre a eventi che noi conosciamo, come possono essere disastri, incidenti, lo facevo prima, l'esplosione di una centrale nucleare, piuttosto che di un vulcano, piuttosto che l'inondazione che c'è stata, lo tsunami in Oriente. O possono essere non spiegabili, ovvero eventi di cui non si conosce la natura. In ogni caso intervengono per alterare il normale funzionamento del fenomeno. Ulteriori componenti invece di cui abbiamo parlato sono quelli tendenziali. Anche in questo caso, diciamo che avrei voluto dire prima il trend e poi la casualità, ma fa niente, si sono invertite le slide per qualche misterioso motivo. E questi componenti hanno invece un andamento tendenzialmente crescente, costante o decrescente. Questo è una classica tipologia di trend crescente. Come vedete, questo è il trend, ovviamente. Stiamo parlando di questa figura in cui si evidenzia in azzurro la domanda in funzione del tempo, e questa può essere la linea che rappresenta l'andamento di questa domanda. Quindi l'andamento di questa domanda sarà rappresentato, questa è la domanda reale nell'orizzonte storico, noi la possiamo immaginare come composta da questo valore, immaginiamo la domanda all'istante t, composta da questo valore che è il valore di trend, più un valore che rappresenta la stagionalità se esiste, quindi la componente sistemica, più un valore di tipo casuale.
Quindi questo valore qui è dato da questo, più un valore ciclico, più un valore eventualmente casuale. Questo per esempio è il valore della componente ciclica, che può essere di questo tipo o di altro tipo. In ogni caso, se è oscillatoria, con un ciclo di ampiezza costante piuttosto che variabile. Ovviamente, per parlare di ciclo, questa associazione non può essere fatta all'interno di un orizzonte temporale molto breve, ma in diversi anni. Le fluttuazioni periodiche intorno al trend, se questo è il trend, devono essere di norma analizzate in periodi, in più lunghi periodi dell'anno. La componente stagionale invece, con un periodo di tempo più breve, per esempio 6-12 mesi, si ripete nell'anno. Il classico esempio è appunto stagionalità, e quindi le stagioni, le nostre stagioni che influenzano quello che può essere il nostro modo di mangiare, bere, vestirci. In questo caso la stagionalità si riverbera con un T molto più breve nel tempo, e quindi la ritroviamo nello stesso orizzonte temporale. Quindi mentre nel primo caso la componente ciclica riguarda più anni, il ritorno di più anni, quindi caratterizza l'andamento, come vedete, oscillatorio, ma non nel singolo anno. La componente stagionale invece caratterizza l'andamento sempre ciclico, quindi sempre oscillatorio, intorno alla componente tendenziale, ma nell'arco dell'anno. È raro che succeda che la domanda sia espressa esclusivamente da una sola delle tre componenti che vi ho enunciato. Quello che succede normalmente è questo, ovvero che la domanda complessiva è data dalla composizione, se così si potesse determinare, quindi partita dalla domanda finale, dalla riscomponente di queste componenti: componente tendenziale, il trend, componente stagionale, componente ciclica, o sono alternative le due, chiaramente, o possono essere presenti o alternative le due, e più la componente aleatoria. Quindi la domanda complessiva di un prodotto nel tempo è data dalla somma di queste, sono quattro, ma in realtà consideriamo le tre, immaginando che questa componente oscillatoria può essere alternativa piuttosto che additiva, dal trend, dalla stagionalità e dalla aleatorietà, quindi dalla componente casuale. Questa rappresenta gli eventi casuali, questa rappresenta gli eventi ciclici, questa rappresenta gli eventi stagionali, e questa la tendenzialità della domanda, il trend della domanda. I modelli che normalmente si usano, come vi dicevo, per l'appunto considerano un unico valore per la stagionalità, e quindi questo è l'andamento della domanda nel tempo. La mia domanda è data dalla composizione nel tempo del trend, della stagionalità e della aleatorietà. A volte tuttavia troverete, lo spiegheremo anche perché, non un modello additivo tra la stagionalità e il trend, ma un modello moltiplicativo, perché quello che succede potrebbe essere quello che vi ho rappresentato in questa slide. Ovvero, se immaginiamo che il trend sia crescente, l'intervento della componente stagionale, mentre è elevatissimo nelle prime fasi del periodo, dal momento che il trend è più basso, man mano che cresce, l'incidenza del ciclo, che è comunque sempre lo stesso, è grandemente inferiore. Mi spiego facendolo vedere, forse l'altra. Quindi, mentre se il trend è costante, non ho alcun problema a considerare la domanda di T come composizione di trend più stagionalità. Perché, guardate, in ogni periodo T, per T uguale a 1, l'incremento e il rapporto tra questo valore e questo è lo stesso, così come qui il rapporto tra questo valore e quest'altro è lo stesso a più uguale a 2. Se invece il trend è crescente, quindi abbiamo questa situazione, e immaginando che la componente stagionale, che la domanda ancora si calcolasse così come ve l'ho rappresentata qui, quindi come potete notare, il valore della domanda all'istante fissato è dato dalla componente di trend più la componente stagionale. Quindi guardate l'influenza della componente stagionale sulla domanda complessiva, mentre percepite una grande differenza se andiamo a analizzare il tempo T1 star
l'istante più uno star, l'influenza del valore sulla domanda complessiva della componente stagionale è proporzionalmente grandemente maggiore, come potete apprezzare. Qui è questo su questo, qui è questo su questo. Chiaro? Quindi non posso utilizzare questo modello additivo, altrimenti renderei vano o comunque non giustamente proporzionato l'intervento della componente stagionale al valore del tempo sulla domanda complessiva, e quindi si utilizza il modello moltiplicativo. Quindi la domanda è data da T con T per S con T. Questo è la differenza, questo è il motivo per cui si utilizza una formula diversa per il calcolo della domanda, come vedete qui nel caso della moltiplicazione tra il trend e la stagionalità. Bene, allora iniziamo adesso col valutare queste tre componenti. Quindi il nostro problema si riduce nella determinazione del valore di queste tre componenti. La prima componente che dobbiamo determinare per poter conoscere la domanda è il trend. Come si determina? Avendo una serie storica, quindi di dati della domanda noti, il trend. Per poter determinare il trend dobbiamo sapere che il suo andamento può avere diverse tendenze. Trend significa tendenza, può essere lineare, logaritmico, iperbolico, esponenziale o di diversi altri tipi. Qui ci sono alcune semplici espressioni, alcune semplici formule che indicano l'andamento del trend. Quindi, come vedete, in tutte le formule compaiono dei coefficienti A, B, che sono i coefficienti che noi dobbiamo determinare. Quindi il problema di determinazione della componente di trend, ipotizzando che in un breve lasso di tempo il trend possa considerarsi lineare, si riduce alla determinazione dei coefficienti A e B di una retta. Quindi T di T sarà dato da A più B di T, è un polinomio di primo grado con questa espressione, i cui elementi A e B si possono determinare attraverso il noto metodo dei minimi quadrati. Come ricorderete certamente da tutti gli studi che avete fatto, il metodo dei minimi quadrati lo sintetizzo in maniera molto veloce in questo modo. Immaginiamo, anzi ve lo disegno così, cerchiamo di seguire in maniera diversa. Immaginiamo di avere in un orizzonte temporale T di avere questa tipologia di domanda, quindi T ci ha lasciato, quindi con un trend evidentemente crescente. Se questa è la domanda media, la domanda all'istante T 1 è data sostanzialmente dall'errore che commettiamo tra questo valore della retta in T e il valore della domanda di tipo 1. Quindi io devo fare in modo, in questo consiste il minimo del metodo dei minimi quadrati, che l'errore che commetto tra la previsione della domanda che sto realizzando e quella teorica e quella reale sia il mio possibile. Quindi la determinazione del trend avviene, quindi la determinazione della tendenza della curva avviene minimizzando gli scarti di errori epsilon, questo errore qui, tra il tipo 1 e al quadrato. Perché si chiama dei minimi quadrati? Perché essendo questo errore positivo o negativo, se io non elevassi l'elemento al quadrato potrebbe accadere che alla fine l'errore è nullo, epsilon potrebbe essere uguale a zero, perché sommando, vedete, qua è negativo, qua è positivo, qua è positivo, qua è negativo, potrebbe accadere che gli errori che andiamo a commettere sono, si ritrovano a vicenda. Allora, se questo è il problema, epsilon con i, l'errore nel punto i, generico i, è dato quindi da dt calcolato
all'istante t meno i valori della retta, questo qui, quindi a più b di t. Ci siete? Quindi d di t è il valore della serie storica, quello reale che io conosco. Questo è il valore del trend, quindi quello non reale, quello che io sto ipotizzando, quello della retta, quello del trend. L'errore tra il valore reale e la retta mi consente di determinare quale sia la retta che minimizza questi errori, questi scarti quadratici, il che significa che si avvicina quanto più possibile all'andamento tendenziale della mia domanda. Quindi il problema che noi stiamo analizzando si riduce alla determinazione della funzione che minimizzi questi errori epsilon. Per fare questo devo sommare tutti gli errori elevandoli al quadrato e rendendo questa sommatoria di errori epsilon con i che va da 1 ad n il più piccolo possibile. Quindi dobbiamo fare il minimo di questa funzione, dobbiamo derivare questa espressione rispetto ad a e b per poter trovare i coefficienti che a noi interessano. Quindi abbiamo un sistema di equazioni che è dato da d, la sommatoria per t che va da 1 a n di dt meno a più b di t al quadrato e rispetto ad a, e la stessa espressione rispetto a b uguagliata a 0. Svolgendo queste espressioni, questo ve lo risparmio, possiamo ottenere i valori a e b dell'equazione. Quindi i coefficienti a e b del sistema di due equazioni in due incognite, che è il sistema che poc'anzi vi ho proiettato, è ammette la soluzione con a e b pari a questi valori. Sommatoria di t per la sommatoria di t al quadrato meno la sommatoria di t per la sommatoria di t meno dt fratto n per t al quadrato meno la sommatoria di t al quadrato. B invece è rappresentata da questa espressione. Andando a vedere numericamente vedete che è piuttosto semplice se facciamo un'ipotesi semplificativa. Dal momento che perderemo troppo tempo e noi vogliamo metodologie che velocemente ci consentono di determinare quali sono le nostre formule, le nostre previsioni, le nostre formule, facendo un'ipotesi semplificativa, ovvero spostando l'asse delle origini in maniera tale, così come è possibile vedere in figura, che t sia uguale a 0 in maniera simmetrica in tutto l'orizzonte di previsione, quindi spostate l'asse delle t in maniera tale che si trovi esattamente nel mezzo del vostro orizzonte di previsione, quindi t uguale a 0 sarà qui, rifacendo questa ipotesi semplificativa, le espressioni di a e b si semplificano notevolmente e sono date da con la sommatoria per i con t che va a 0, perché vedete se sommiamo tutti i t con i, questi sono negativi, questi sono positivi, la somma è nulla. Quindi ipotizzando che la sommatoria di t con i per i che va da 1 a n sono uguale a 0, le espressioni di a e b si semplificano notevolmente e abbiamo che a uguale alla sommatoria per t che va da 1 a n di t su n e b sommatoria di t di t su sommatoria di t al quadrato. Queste sì che sono espressioni molto semplici che ci consentono di determinare facilmente l'espressione della mia retta. Quindi io, grazie al metodo dei quadrati, ho ottenuto i coefficienti a e b che vado a mettere nell'espressione della mia retta e ottengo così la prima componente di previsione della domanda, che è il trend. La seconda componente dobbiamo invece determinare la stagionalità. La stagionalità, come dicevamo, prevede fluttuazioni periodiche nell'orizzonte temporale t, in questo caso abbiamo fissato per esempio può essere un anno, sei mesi o quello che a noi interessa rispetto alla programmazione che stiamo facendo, e consente di individuare l'ulteriore componente che si somma alla componente tendenziale per fornirci ulteriori informazioni sulla domanda. Come si fa per determinare la componente stagionale? Si individuano gli np periodi che costituiscono la serie storica. Ricordate sempre che tutte le analisi che stiamo facendo le stiamo facendo su dati storici noti. La domanda dell'automobile o le vendite di automobili a gennaio 2014 sono note,
del giornale 2013 sono stranote. Chiaro? Quindi io su quello sono andato a lavorare, a fare le mie inferenze, le mie considerazioni. Individuo gli NP periodi in cicli di uguale lunghezza K, quindi individuo in cicli che siano di uguale lunghezza, e andiamo a calcolare il valore S con J. In che modo? Immaginiamo i due casi che vi ho enunciato prima, così da non confonderci. Il primo è in cui T è costante, quindi la componente tendenziale è costante, una retta. E il secondo in cui T è invece variabile, crescente o decrescente. L'espressione della domanda in questo caso, come ricorderete, è data dalla sommatoria della componente tendenziale più la componente stagionale. Immaginate che la componente aleatoria sia nulla in questo momento, la componente aleatoria che riguarda gli interventi della casualità. Se andiamo a rappresentare, immaginando che la nostra domanda abbia due cicli, i valori storici della domanda, e in particolare con un trend costante, quindi vedete 20, 20, 20, 20, 20, in tutti i due cicli il trend è lo stesso, la componente stagionale avrà un'incidenza sulla domanda complessiva assolutamente costante. Nel caso crescente, e questo lo vediamo numericamente così come prima l'abbiamo visto graficamente, invece come vedete l'incidenza della componente stagionale, che è la stessa nel primo e nel secondo ciclo, sulla domanda complessiva ha un'incidenza assolutamente differente tra il periodo 1 e il periodo 4 piuttosto che il periodo 4 e il periodo 12. Notate il valore. Quindi non possiamo utilizzare nel secondo caso, come ci siamo detti, l'ipotesi additiva, ma dobbiamo considerare l'ipotesi moltiplicativa. In questo caso, e in questo caso, che è la maggior parte dei casi, il valore di S con J, che si chiama coefficiente di stagionalità, è dato dal rapporto tra il valore medio della domanda nel periodo del ciclo e il valore medio della domanda totale. Così si determina il coefficiente di stagionalità. Mentre la componente stagionale è ricavata per differenza sostanzialmente, no? Quando il T è costante e la domanda è costante, in questo caso per intenderci, stiamo parlando quindi, tornando indietro quando abbiamo fatto l'esempio della stagionalità, eccolo qua, in questo caso se questa è la domanda complessiva, questo è il trend costante, immaginiamo di avere il trend costante che qui non c'è. Ecco, ce l'avevo una domanda, questo è il trend costante, in questo caso sufficiente sottrarre un valore dal trend e otteniamo il mio valore di stagionalità. Nell'altro caso questo non è possibile in maniera immediata, soprattutto se consideriamo l'andamento crescente o decrescente. Quindi abbiamo determinato in questo modo, attraverso i coefficienti di stagionalità, le prime due componenti della mia domanda. Quindi la domanda complessiva di un prodotto che abbiamo, in questo momento abbiamo deciso che è data da tre componenti, in questo momento abbiamo determinato due modi semplici per calcolare il trend attraverso una semplificazione, immaginando che il trend in un lasso di tempo definito sia di tipo lineare, quindi come una retta, quindi il calcolo attraverso il metodo minimo quadrato del coefficiente SB, e la stagionalità attraverso una mera differenza oppure attraverso un rapporto che vi ho poc'anzi enunciato, che anche in questo caso è assolutamente semplice perché i dati che state analizzando, come vi dicevo, sono di serie storiche, quindi sono noti,